E salve a tutti, gente, qua Jinghe chi parla e oggi sono qui con una nuova puntata di Yoshi News Island. Nell'ultima puntata abbiamo finito il mondo 2, almeno per quanto riguarda la main stories, e oggi sono qui per fare il mondo 3. Nella scorsa puntata abbiamo anche capito come far funzionare bene la capture, diciamo. La marea dei postandomi, come si chiama? Vabbè, tipico mondo 3 giungla, però ci sono loro, ok. Buondì. Di sicuro in questo gioco sembrate molto più fastidiosi. Meglio, molto più grandi. Dai, fammi controllare. Madonna, che spinta mi dai, però. Au! Ah, oltre al fatto che c'è di nuovo il fango come originario Yoshi's Island, wow. Sarà un incubo. Sì, ok. Si gira più un fiore così. Proprio non te ne vai, vero? E servono per forza tre. O se no sto coso non se ne va. Ah, ci sono anche loro. Stava per colpirmi con quel... Ah, giusto. Hanno fissato la cosa di Yoshi's Island DS. Adesso le scimmie non le puoi più ingoiare come Yoshi's Island DS. Che era un errore, l'avevo detto. Ah, che va una scimmia. Posso neanche stare ad aspettare lì a caricarmi. Ok, ora entriamo qui. Però c'è una dannata moneta lì. Da! Lo facciamo dopo essere entrati in quella stanza che è niente. Sperando che poi mi rifaccia ritornare. Mi riporterà lì sopra. Ok, comunque la capture sta andando abbastanza bene per ora. Che sia veramente quello segreto, che abbia sgamato il modo per fare registrazioni decenti su 3DS. Ok, si parla di questo. Ok, vabbè. Per favore, fai che non sei in un timer. Io le prendo tutte, non si sa mai, però. Odioso. Fatto, vero? Ti danno qualcosa, ti puniscono con qualcosa, però. No, compare subito. Non mi ha visto però. Ciao. Adesso sono troppo abituato con DK, che adesso quando c'è una liana penso subito a devo cambiare bambino. Per una vita. Non so cosa c'è lì sotto, non vorrei che ci fosse la morte, quindi... Dannazione. Ecco quando il doppio schermo torna utile. Oh, cacchio. Giusto, mi sono dimenticato di fare quel procedimento. Dato che rigiro su Wii U e la Wii U praticamente è ferma mentre faccio questo, la Wii U ogni tanto inizia a scurirsi come una maledetta. Vabbè, lo faccio al cambio livello. Buondì. Adesso mi sa che vedremo l'altra funzione di avere un uovo d'acciaio. Fa questo. Ma vorrei essermi perso qualcosa, quindi ci si faccio così un attimo. Ok. Nei giochi di Yoshi finora non si poteva mai andare sott'acqua se non con il sommergibile, che in Yoshi's Island DS non c'era. Quindi
Questo è finalmente il metodo in cui possiamo andare sott'acqua, anche se non nuotiamo. Non mi piace neanche l'effetto che fa, si scurisce così tanto qua sott'acqua. Però carino, è semplicemente platforming con meno gravità. Stesse anche più zitto sto uovo, che fa un rumore della miseria. Beh, volevo vedere se c'era qualcosa qui di nascosto. No, ok, rifaccio tutto. Oh, volevo vedere. Ah, bastinchi. Non c'erano uova. Cioè, non c'erano monete rosse a me. Ok. Bene. No. Beh, tecnicamente non mi serve più. Ciao. Ok. Preferisco effettivamente usarlo sott'acqua. Cioè, è una meccanica più carina sott'acqua che usare sulla terra. Dannazione. Scimmia, ho bisogno di te. Oh. Ah, tra l'altro non è la nuvola a far spawnare le monete, è semplicemente saltarci addosso. Quanto odio che fa spawnare le monete a caso questo gioco, lo odio. E c'era un'altra cosa qui. Molte altre cose, ma che... Ok, uova infinite. E c'era un meteo rosso, quindi si è fatto bene. Probabilmente anche un fiore in una di queste nuvole, vero? E muo', che pizza che non mi lanci mai nella direzione giusta. Forse ho fatto bene ad attivarlo prima, perché quindi allora mi aspetto che siano stelle, così non vanno a finire a quel paese. Sbaglio sulle prime stelle che incontriamo in questo livello. Iniziano a farsi un po' più lunghi. Mai come ho ucciso l'NDS, quello certo. Meglio che non vadi lì. Non posso neanche lanciarli tipo verso l'alto per dire ciao. Capite che se mi danno un tipo timido è perché vogliono che io abbia un uovo. Trasformazione sommergibile, allora c'è anche quello. Si capisce dall'immagine, no? Che è insommergibile. Ok. Muovi, spara pulsante, comandi. Ok, non so cosa intende con muovi, potrò farlo solo in determinate di... Oh, man, è come... Cos'era la trasformazione che aveva questa cosa? L'elicottero, è esattamente come l'elicottero ma sott'acqua. Sì, si perde un sacco di tempo. Sad. Ho detto si perde un sacco di tempo. Quella nuvola che ho già colpito non è che mi darà problemi, che tipo la nuvola non c'è più ma le monete anche non ci sono più. Perché se non sbaglio ho visto che le monete non ricompaiono. Ah, oh, muovi. Sì, qua si può inclinare davvero molto. E se sparo non va avanti, Yoshi. Spero che non c'erano monete rosse.
È la miseria, non posso più inclinare il piede così. Oh, che devo fare? Lo capisco. Quanto devo inclinare? Il fiore me lo conta già, no? Come preso, quindi... Ok, però comunque devo andarci lo stesso. Fai la tua trasformazione, Yoshi. Copiare proprio se è necessario. Quanto pare l'hitbox fa schifo. Ed era una moneta rossa. Fammi passare. Come faccio? Ultimo tentativo in camera. Minchia, che schifo è sto sottomarino. Anche l'elicottero l'ho trovato abbastanza schifoso. Perché dovevano essere per forza tipo in motion? Che odio. E io qui. Vai. Oh. Avrò perso sicuramente altre monete. Però vabbè. Almeno non sono costretto a rifarlo. No, non camera. Non che possa fare molto diverso. In questo Yoshi's Island non ho. Non ho i punti di salvataggio. Sarà la cosa più odiosa. Buondì, amico. Effettivamente, se non sbaglio, questo lago è a suo nome, però. Ah, oh, calmati. Non laggare. Sta dando laggate, scusate. Questo non posso farci niente, è proprio una laggata di internet stavolta. Non ho altre uova. Fiori ne ho preso 4 su 5, ma non, mi sa che ne ho stato uno indietro. Quello dovrebbe essere tipo il primo. Non so a che ordine vanno. Però non è l'ultimo. Ok. Può darsi che abbia saltato prima, ma il primo era vicinissimo, quindi... Può darsi che era il secondo. Ok. Lo dirò in ogni puntata, lo schermo inferiore laggerà sempre a prescindere. Vabbè, livello 2. Ukiki scocomerati. Perché in bianco e nero lo sfondo? Capito comunque qual è la meccanica, non è nuova però. Au. Beh, grazie. No! Proprio quel paese. Stupida scimmia.
Qua devo stare attento perché qua si spaccano blocchi strani, cioè, ho capito, hanno la forma di dove si spaccano, però non è per niente intuitivo. Devo per forza, devo tipo saltarli sopra. Credo che sia quella rosa la parte opzionale, quindi devo usare quello. Oh, non lì. No. Dovevo saltare sopra la scimmia. Oppure usare blocchi che non ci sono più. Punto interrogativo. Va. Peccato. Si può tornare indietro magari? Fare spawnare? No. Ok, trovo strano che il background sia in bianco e nero, ma il resto no. Chissà se anche in questo gioco si possono riprendere i cocomeri. Ma qua che sono? Ti levi, scimmia del cavolo? No, dannazione, mi sono dimenticato di farlo di nuovo. Una vita. Oh, scendi, scendi, scendi. Meno male che l'ho fatto. Ah, giusto, le scimmie tipo annegano o no? Hanno strane reazioni con l'acqua. Questo sa proprio di stile Mario. Quello di salire su una pedana. Non so come prendere quel stupido fiore. Si aspettavano che io, tipo, salissi sopra una di quelle scimmie, vero? No, questo gioco le cose non spawnano se non sono in schermo. Che odio. Io non saprei dire se perché il 3DS va potenza da schifo. Ok, bene, bene, mi fa piacere. Fine livello? Vabbè, uno l'abbiamo perso. Uno l'abbiamo perso in quella stanza, ma già fine livello? Ho solo 10 monete. In quella stanza c'era davvero così tanto? Ok. Questo sì che era incredibile. Vabbè, facciamo il livello 3-3. Labirinto porco spinoso. Ci sono i porcospini del primo gioco, che erano tipo odiosi, quella caverna me la ricordo nel primo gioco, molto odiosa. Mondi fiore. No, stai buono. Ci hai provato, eh? Ehi, colpiscimi con la nuvola. Colpiscimi con la nuvola. So che lo possono fare. Grazie. Almeno non è come gli Ocean DS in cui possono esserci delle monete randomiche dentro quei cosi. Sì, sono loro. Che gioia. Non mi piacciono per niente questi.
Mangia un fuoco. Oh, ok, si spiega fuoco, ma non l'abbiamo già visto. Ah, anche lì, c'era io, ci sarà il DS, un sacco di cose mi sembrano senza senso. Come? Magari era come l'originale Yoshi's Island in cui... Anzi, forse non era neanche Yoshi's Island, non sto pensando a un gioco futuro di Yoshi in cui colpire un fungo facendo un grappa attivo qualcosa. Sì, ma vorrei salire lì. Ah. Sì, stessa sensazione che ho provato in quelle volte. Mandi. Beh, c'è una chiave. Non era la chiave il problema per quella porta là. Ah, wow, animazione specifica per un bruciore allo stomaco. Speravo che andando più avanti mi avrebbe indicato una direzione per aprire quella porta. Forse è quella lì l'uscita? Sono un bel po' distanti. No, non mi sembra. Questi blocchi mi ricordano. Sì, l'interruttore. Ehi te, porco spino despawnato ovviamente. Grazie. No, me lo fai spawnare così, che odio. No, odio questo spawn qua, perché questo gioco ce l'ha? Sei un gioco moderno, non dovresti avere questo spawn schifoso. Spero le spawn l'interruttore lì sotto. L'unica cosa, qui dovresti mettere un respawn infinito è quello stupido interruttore. Non l'hai messo? Oh, miei dèi, ma quanto fai schifo. Ah, tra l'altro scompaiono tutti gli interruttori. Man, se fai schifo. Rientrare e uscire del coso. Può funzionare? Beh, quel fiore lo posso ancora prendere. Schifo. Non è neanche la zona a cui pensavo. Anzi, dove siamo esattamente? Fail. So che mi spawnano qua in faccia. Ah, sti porco spini. Non è che servono a molto, continuano a essere colpiti da sti maledetti. Dove sono? Ah, ci sono anche loro. Topi. Ah, abbiamo la chiave. E immagino se... Quanto in ritardo ti sei bruciato. Immagino che sia questa la parte a cui si riferiva la chiave, no? È l'uscita? Ma dimmi che è già l'uscita. Ha tutta l'aria dietro. Che posti bastinchi in cui me lo metti? È riuscita! Ma che livelli corti? Ma più corti del primo mondo. Non me ne lamento. Wow, prima idea che riusciamo a prendere in questo mondo. Ma adesso c'è già la torre, no? Ok. Sto facendo schifo in quanto punteggio, come vedete. Non ho neanche uno dei tasselli attivi.
Io lavoro per me, off camera. Forte del fango foce? L'ultima parola non riesco mai a leggerla bene, ma... Ah, ci siete voi. Almeno non ci sono le varianti di lava in questo gioco, vero? Maledetto, vuoi spingermi dagli sniffy? Please, puoi andartene, bomba? Ok, ci sono questi. Pedana 5 ce n'erano nei vecchi giochi. Di sicuro questo c'era. Au! Grazie al fiore, ho fatto bene a perdere tempo con esso. No. Cosa ho fatto? Ok. Si era fermato anche quest'anno. Devo spostare da qualche parte o è solo da rompere? La chiave ce l'ho. Vedo un bel po' di zone interessanti, tipo qua. Per una vita, che cavolo. Ora, non attivare la porta, non attivare la porta. Ok, il D-pad del 3DS non è dei migliori. Perché sì, sto usando il D-pad per giocare, ma... Ah, ok, boh. Stelle gratis, te vattene a quel paese. Se vado lì, vado avanti, non voglio. Ok. Oh, no, 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 no. Non farmi rivivere momenti da Yoshi's Island DS, per favore. No, 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 no. Non mi piace. Vuoi farmi arrivare fino in fondo, eh? Ok, guardo il 3DS per questo, guardo il 3DS per questo. Non mi piace come lavorano queste pedane. Visto che mi mettono in mezzo così, è odioso. Ok. Bene. Capture, non lagare. Tra l'altro non è che stiamo proprio laggando, fa solo quel dannato coso del mezzo schermo. Ma non è che hai di nuovo le stelle nel tuo interno? Magari è quell'uno che mi sono mancato? Nah. Ok. Se no, ehi, tattica. Tra l'altro ho notato che nessuno di Yoshi's Island, in senza dei sequel di Yoshi's Island, ha riportato la meccanica degli oggetti che potevi portarti durante la missione, tipo stelle in più, cose varie. Se premevo pausa nel primo Yoshi's Island potevo scegliere tra cose da riattivare, anche uova extra per dire. Ci sono un sacco di queste pedane, quindi che Kame che avremo? Un Kame che sfrutta queste pedane? Allora, lì non è che possa farci molto, eh. Ah, soprattutto perché... Come fanno a essere più pesanti di me? E abbiamo perso qualcosa? Ok. Dove siamo? C'è un tipo timido di ferro gigante. Perché? Ok, va bene. Erano... Sì, erano stelle. Sono al massimo. Oh, ma va quel paese. Ma perché mi dai ste spinte? Dai, però! Piantala!
Che situazioni sto schifo che causa. Fammi andare prima che arrivi quello stupido. Ce n'è un altro lì, ok. Sanno che dovevo usarlo. Quindi non posso neanche muoverli mentre lo faccio. Facciamo attivare tutto a lui mentre prendiamo questo. Bene, vuoi che io stia qui? Lo Yoshi galleggiante, ok. Bene, questo mi sa che abbiamo fatto un bel po' di cose, no? 15 monete rosse. Potremmo esserci? Stella non ci conto tanto, ma fiori e monete magari. Tanto c'era un fiore lì dentro. Sì, c'era uno. Ancora uno. Anche sono anche pieno di questi slime, quindi magari la meccanica sono loro. Sono loro i fango bigli, magari. Se c'era qualcosa con fango il nome nel titolo. Nel primo Yoshi's Island un boss era lui, insomma, più grande. Aveva a che fare con gli slime. Mi vanno a caso adesso? Beh, ho fatto bene a prendere quello, aspetta. Perché probabilmente questo qua attiva un ponte che mi avrebbe impedito di prenderlo, vero? Ok. Ultime due monete. Però a quanto fiori siamo ancora due. Mi sa che uno ce lo siamo persi di fiori. Questo gioco sembra abbastanza razionale nella posizione dei fiori e monete, quindi non credo di trovarne due vicini l'uno all'altro. Faccio schifo a questo tipo di mira. Perché riesce così spazio? Non è che posso rompere le spine con le uova. Stai buono. Anzi, dammi un po' di uova. Vuoi provare ad andare a colpire là sotto? Ok. Guardalo lì. No. Vabbè, slime mi sta già raggiungendo, quindi ottimo. Bene. Ok, 4 su 5. E le monete erano sempre comunque. Non c'erano monete lì, vabbè. Mi aspetto che sia tutto qui alla fine. Due monete e un fiore, ci può stare che sia qui. Soprattutto se mi mettono gli Sniffit, che non è proprio un piacere da vedere. Ok, lì, in un gruppo solo. Ultimo fiore? Vuoi farmi rimediare all'imbarazzo di oggi? Tra l'altro nei castelli non c'è neanche la roulette che ti indica quale hai mancato. Non che l'abbia capita, quindi comunque. Sto cercando di non farmi colpire, ma in realtà sono a 15 su 30, quindi forse ci sarà il tubo. Era il fiore? Sì, era il fiore. Bueno, almeno questi due ci siamo. Se c'è il tubo, magari possiamo anche fare il coso, insomma. L'ho anche chiamato. Oh, sono stupido. Ah, è troppo. Ora ti toglierò di mezzo con le mie bombe palloncino. Ah, è quella la meccanica? Che c'entra col castello, amico? Di solito il tema è quello. Ah, wow, neanche le uova. Credo che le bombe abbiano un hitbox molto grande.
No, non era così come lo fa. Fa. Vabbè, tanto non c'era. Non c'era il tubo. Non so in che occasioni capita. Se crepo una volta, probabilmente. O qualcosa del genere. Basta! E actually più difficile questo. Deciditi, Kame. No! Dai! Non ce la sto facendo questo boss. Kame, che difficile. Ah! Piantala un po'. Poi mi mettono proprio la cosa che più odio. Una delle cose che più odio di questi giochi. Ah, ah. Basta, ti devo ancora fare il secondo colpo. Oh, grazie. Se ci mette anche il cane. Oh, che cazzo. Non che abbia molta importanza. Ok, se riuscite a farlo di seguito mi sa che diventa molto semplice la cosa. Niente male davvero. Ora perché non molli il pupo e ti vai a riposare un po'? Yoshi, forse ho bisogno di un bel riposo dopo sta lotta. Vabbè, almeno due. Due su tre. Mi fa piacere. Ok, il resto del mondo lo faremo al prossimo episodio, perché qui da Gen Gamer è tutto. Spero vi sia piaciuto l'episodio e rivederci a tutti quanti. Ciao ciao!